Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video di Carlo Magno, l'italo-americano napoletano. Oggi mi trovo a Vienna per una cosa, diciamo una cosa abbastanza importante. Siccome abito qui da un sacco di tempo, è andare dal posto più riconosciuto che fanno la cotoletta austriaca, la cotoletta viennese, ovvero il ristorante si chiama Feldmüller. E ce ne stanno due, però io vado a quello classico, quello originale, perché proprio voglio vedere se la cotoletta austriaca è veramente buono come dicono. Ad ogni modo, adesso vado a vedere se ci sta a posto oppure no, che spesso, siccome ci sono un sacco di turisti e stiamo comunque nel centro storico, ci stanno sempre persone che aspettano ad entrare. Quindi io ci provo, voglio andare a vedere se questa cotoletta è veramente buona come dicono tutti quanti, perché io l'ho mangiato tipo quasi 20 anni fa, quindi non me lo ricordo. Vado con una, diciamo, un palato fresco che voglio vedere. Adesso sto entrando dentro, andiamo a vedere se ci hanno posto, che può darsi pure che mi cacciano via, oppure forse dovrò aspettare. Eccolo qua, questo è quello originale, che è molto piccolo, molto classico, sta in questo sottopassaggio. Allora, non ci hanno posto in quello classico, quello originale, perché devi assolutamente riservare. Quindi mi raccomando, se lo volete visitare, riservatelo. Quindi adesso sto andando all'altro ristorante, cioè sempre lo stesso, ma il secondo che hanno aperto, che si trova letteralmente a, che saranno 50 metri, 2 minuti a piedi, infatti esce dal sottopassaggio e vai di qui, che è la stessa cosa. Sicuramente non ci sarà la fila e niente, là puoi entrare senza riservare. Secondo me si deve riservare in questo qua, perché essendo quello originale, quello classico, forse è quello più particolare, più antico. Allora ragazzi, mi trovo dentro, veramente questo secondo ristorante è gigantesco, veramente grande, quindi mi hanno messo su un piano superiore, anche se è pieno non lo saprei mai, perché ci sta talmente, perché è talmente grande, talmente espansivo. Quindi se non ci sta una fila fuori, non vi preoccupate, che quasi sicuramente ci sta a posto. Basta che entrate, dite quante persone siete, forse dovete aspettare qualche minuto e vi portano al vostro tavolo. Allora, kurze frage, so the original is that from Kalb or the original? Aber from Feldmüller, the original is from Schwein. Feldmüller von uns im Haus? Ja. Yeah. Ein Schwein. Okay. Okay, dann nehme ich bitte einmal, ja, die vom Schwein und ein großes Soda Zitron bitte. Danke schön. Allora, ho appena ordinato proprio quella classica, che è fatto col carne di maiale, perché quello proprio viennese, la cotoletta viennese è fatto con la carne di vitello. Però quello originale che hanno creato in questo, non questo ristorante, ma in quello originale nel sottopassaggio nel 1905, è quello con il maiale, che è enorme, poi lo vedrete una volta che arriva. Poi ho preso l'insalata di patate con non so come si chiama in italiano l'insalata che danno vicino. Rimango proprio sul classico. E poi mi sono preso, è una cosa tipica austriaca, dove mischiano l'acqua frizzante con il limone, non è zuccherato, quindi mi sono preso quello perché è molto buono, molto rinfrescante. Allora, è arrivato da bere, te lo porto in questo, in questa caraffa, molto molto bello, ed è semplicemente quello, acqua frizzante con limone fresco dentro, nient'altro, molto freddo, molto buono, molto frizzante. Questo in tedesco si chiama soda, che è soda, che sarebbe tipo l'acqua frizzante, soda citrone, e citrone sarebbe limone. Allora, mi è arrivato la cotoletta, ragazzi, questa cosa è assolutamente gigante. Guardate qui quanto è gigante questa cosa, cioè guardate, questa è la mia mano, ragazzi, questa cotoletta è enorme. Lo porto con un limone e poi ti chiedono se vuoi anche questo qua, che è una specie di marmellata, non mi ricordo di cosa, metto la scrittura sullo schermo, e poi ti portano extra, devi ordinare ovviamente, costa in più, la famosa insalata di patate, quella classica con questa specie di insalata sopra, anche molto molto buono. Quindi io sopra ci metto sempre il limone, ci metto sopra, schizzato ovunque. Da come vedete è molto sottile, non è molto largo, non è molto spesso. L'impanatura è fatta proprio bene, non è quella molto ariosa come molti altri posti dove è proprio molto molto ariosa. È molto compatta, molto denso, e niente, ci metto un po' di questa marmellata, un po' di marmellata sopra, andiamo a assaggiare. Wow. Ok, fa paura,
fa veramente paura. Un sacco di persone vi diranno non andate da Fig Müller, che è molto turistico, la cotoletta non è buona. Ragazzi, questa cotoletta è buonissima. Generalmente la cotoletta lo friggono nel burro, quindi non nell'olio, almeno quella là classico austriaco. E secondo me pure questa è fatta così, è molto molto buona. Ora assaggiamo l'insalata di patate, vedi? Mamma mia, vale la pena. Se vi trovate nel centro storico di Vienna, vale assolutamente la pena venire qui. Purtroppo non costa poco, è fantastico questo, non ve lo posso descrivere. Sono patate cotte, poi da affettate, all'interno sembra che c'è un po' di prezzemolo, penso, delle piccole cipolle rosse tagliate proprio a piccolini piccolini dentro. Poi mi pare che ci sta pure l'aceto, dell'aceto dentro, e quindi ci sta questo, e anche lo zucchero, deve essere per forza lo zucchero perché c'è un gusto agrodolce. L'olio dei semi di zucca sopra, che è nero, qualcosa di buonissimo. Allora, io ho finito di mangiare. Vi dico una cosa, perché non sono molto contento con quanto ho pagato. La cotoletta era buonissima. Qualità veramente buona. Vi dico quanto ho pagato. La cotoletta, 20,90 €. Ok? 20,90 €. L'insalata di patate, 6,90 €. Quelle, la specie di marmellata, 2,90 €. Ok? Pensavo che era incluso, ma evidentemente costa in più. Non è un problema. Quella acqua frizzante con limone da mezzo litro, 5,90 €. In tutto 36,60 €, che non è poco. Non è assolutamente poco, e devo dirvi il prezzo è molto alto. Tenete conto che state letteralmente in pieno centro storico, cioè state a due passi dalla cattedrale di Santo Stefano, quindi state nel centro. E poi un'altra cosa, vi dico una cosa, almeno che non siete dei porci che fanno sgui sgui, non vi mangiate quantità industriali di qualsiasi cosa, cibo, gattini, cani, dinosauri. La cotoletta e quell'insalata di patate può essere tranquillamente diviso per due persone. Il prezzo per una persona è molto eccessivo, prezzo per due persone molto accessibile, perché quei 36 € diventano poco meno di 20 € a testa. Poi se qualcuno vuole una cosa e qualcuno ne vuole un altro, non pensate che riuscite a finire tutto. Io a stento sono riuscito. Ho detto vuole un dolce? Vuole un caffè? E dice no, uno perché vuole pagare l'affitto. Uno perché vorrei pagare l'affitto, questa è vabbè, proprio accade a fermare. Uno perché il camion ci ha rotto il cazzo e non riesco a registrare perché sta. Cioè si è fermato proprio davanti. Vuole qualcosa? Vuole un dolce? Vuole qualcosa? Un caffè? Io dico, guai io, ma non tengo più spazio, non tengo più spazio per mettere niente dentro, e tu mi vuoi imbottire ancora? Magari già devo fare tipo il gabibbo. Se vi trovate a Vienna, cioè nel centro della città, è assolutamente un posto che dovete provare. Ragazzi, grazie per aver visto anche questo video molto speciale della cotoletta austriaca, della cotoletta viennese, anche se non è quella originale. Da Vienna è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!